Lunedì, questa settimana inizia con una pausa pranzo. E vedendo con chi sono, avete già capito dove stiamo andando. Sushi, semplice. Semplice, Gemmino. Poi oggi era proprio il lunedì che ho detto voglio iniziare la dieta. Siamo partiti malissimo allora. Il sushi fa ingrassare, sì o no? Secondo me no. Allora, boom, posto. Allora, vabbè, boom. No, no. Porca vacca, è lunedì. È lunedì. È lunedì, che succede? Non ti ricordi, è già successa questa scena. Il lunedì il sushi è chiuso. La dieta. Adesso capiamo, no, adesso capiamo. Pizza. No, l'ho mangiata ieri sera. Pure questo è chiuso. Forse è questo, no, è chiuso anche questo. Forse il lunedì è il giorno dove i sushi non lavorano. Sushi burrito? Proviamoci. Non c'era neanche il sushi burrito, quindi alla fine poke. È un po' un concentrato di sushi. In qualche maniera sì. Buon appetito. Buon appetito, maestro. Sto andando ad un evento di Star Wars e sono molto molto curioso perché l'evento si svolge negli uffici di Disney Italia. Non ci sono mai stato. Dovrebbe essere qua dentro. Mi sono mangiato una spada laser. Erano dei grissini dolci. Raga, ma il muro. Sono tutti quanti personaggi Disney. È tipo un mini bassorilievo. Questo è Buzz Lightyear. Tigro, Jesse. Cita. Abbiamo visto le prime due puntate di The Acolyte nel cinema dove Walt Disney Company Italia fa le visioni private. Cosette piccole, ma mi sento fortunato quando succedono queste cose. È stata una bella serata. Fine giornata. Martedì iniziamo questa giornata con un unboxino. IRAP Gen 2 Summer Splash, la versione estiva. Ok. Olè. Ma com'è tutta colorata? Molto estiva. Qua abbiamo il gancettino colorato. Essendo della Gen 2, si svita in questa maniera per facilitare il riempimento. E ha ogni singolo accessorio colorato in maniera diversa. Che bella! Questa è la borraccia che useremo quest'estate. E ci sono anche tre flavor splash. Fa vedere: Tropical Sunset, Cherry Cola, Lemon Lime Soda. Buonissimo questo. Si sente un po' il mango. Tropical Sunset. Sarà il mio mood per questa settimana. Bella, andiamo a lavorare. Mi ha scritto Alessio dicendomi che deve girare una candid con il rosso e un amico del rosso. Però questo amico si è fatto male, quindi non potrà esserci. E perciò ha chiesto a me se posso sostituirlo. Ma sì, dai, tanto ormai ci ho preso gusto con le candid. Eccoli là, vedo Valerio, una pettorina addosso. Vedo Julian, vedo Alessio. Benvenuti in una nuova puntata di Scrubs. Dai, cambi, tu sei un paramedico, dai. Outfit pronto. Chi non vorrebbe farsi salvare da uno così? Siete in buone mani, ragazzi. Ma dobbiamo chiuderlo? Mettiamo prima il microfono, poi chiudiamo. Non c'è questo palme che stavo per inciampare in mezzo al palco. Riprese fatte, posso andare a casa. Mi è venuta un'idea. Voglio fare una cosa che tutti quanti almeno una volta nella vita hanno detto di voler fare, ma quasi nessuno ha mai fatto davvero. Ovvero prendere e partire. Adesso mi cerco un volo, una meta fattibile in giornata, e domani parto. Quest'idea mi è venuta perché il concept di questa campagna IRAP è Main Character Energy. Ovvero vivi la vita come se fossi il protagonista del film. E questa cosa di intraprendere un viaggio da solo, partire all'avventura, è una cosa molto da film. Vediamo cosa troviamo. Ce ne sono solamente due che sono fattibili: Barcellona e Amsterdam. Il fatto è che in entrambe queste città ci sono già stato due volte. Ho pensato di cercare qualcosa negli intorni, tipo questa. Però in realtà la Spagna non mi fa impazzire. Cioè la zona questa qua dell'Andalusia in realtà mi piace molto, però è lontanissima, non ha senso. Quindi andiamo verso i Paesi Bassi. ChatGPT mi consiglia questi. Biglietti presi. Non so ancora esattamente dove andrò, ci penseremo. Vado a nanna che ho la sveglia tra poco più di 3 ore. Non so bene cosa sto facendo. Fine giornata. Mercoledì, sono le 3:30. Sto andando a prendere una macchina per andare al piazzale da cui partono gli shuttle per l'aeroporto. Mamma mia che sonno che c'ho, raga. Sono le 4:40, il volo alle 6:10. Tra l'altro non vi ho ancora detto la mia destinazione finale. Vabbè, a questo punto ve la dico quando arrivo. Sono arrivato a Schiphol, sono le 8:20. Devo andare a prendere un treno. Mezz'oretta e poi siamo arrivati. Sono a Utrecht.
Street. Il motivo per cui ho scelto questa località è perché me l'avete consigliata in tantissimi. È una sorta di piccola Amsterdam, meno turistica, più local, autentica, e quindi mi ha incuriosito parecchio. E l'altro motivo per cui ho scelto Utrecht è perché ho visto esserci un castello fighissimo. Io sono grande fan dei castelli, solo che è un bel po' fuori dalla città, quindi non sono sicurissimo riuscirò ad andare a vederlo. La prima cosa che voglio fare è noleggiarmi una bicicletta, perché questa è la città più ciclabile al mondo. Prima però voglio andare a vedere questo, perché è il parcheggio di bici più grande al mondo. Ma è assurdo, è gigantesco, è pieno zeppo di biciclette. Non stiamo a visitare tutti i tre piani perché sono semplicemente biciclette parcheggiate. Dai, iniziamo il nostro itinerario. Ho trovato un negozio a 500 metri da qua che noleggia. Mission complete. Abbiamo la bici, l'ho noleggiata fino alle 18, quindi 8 ore, 8 euro. Che figata! Non era questa la prima tappa che avevo in mente, però ci sono passato davanti, quindi a questo punto mi fermo un attimo a guardarla. La biblioteca di Utrecht. Ma che figata d'ingresso è! Anche se questo albero un pochettino dà fastidio, perché impalla proprio la visuale sull'ingresso. Che trovate aggiunto dei bagni gratuiti su Where is the Toilet. Mi è piaciuta un botto questa biblioteca. Prossima tappa, il campanile. Ma che bella! Il Duomo di San Martino con la Torre del Duomo. Dice che da là in cima si riesca a vedere Amsterdam. Sono quasi 500 gradini. Bello, mi è piaciuto il Duomo, anche se la parte che ho preferito era il cortiletto. Voglio provare ad andare in giro senza una vera meta precisa. Ho due o tre punti da vedere, ma voglio provare ad andare a caso. Tendo a pensare troppo, devo imparare a staccare il cervello e andare a istinto, senza una vera pianificazione. Ma finisco nel canale. Ogni volta che prendo una decisione mi immagino almeno 3 o 4 scenari possibili per quella decisione, no? E così per ogni decisione successiva, arrivando quindi a un delirio di pensieri. Però ogni tanto fa bene anche non pensare a nulla e lasciarsi guidare dall'istinto. È una cosa che devo imparare a fare e oggi mi sforzerò di fare. Che belle ste ciclabili, quante le vorrei anche da noi. Finalmente una fontanella. Tra l'altro stranissima come fontanella. Meno male, ne avevo bisogno. Avevo bisogno di acqua. Questo qua è il museo dei treni. Così quasi un giretto dentro me lo faccio. Ma sì, dai raga, il museo dei treni. Quando ci ricapita? Il prezzo è di 20 euro. Non ho idea di cosa sia questa cosa, ma sembra bellissimo. È la ricostruzione di una stazione antica. Questa è la biglietteria. Ma che bella sta stanza. Cioè, questo è proprio come fare un tuffo nel passato. Guardate gli interni. Come viaggiavano i ricchi una volta. Il vagone ristorante. Questo è molto da Orient Express. Questo è tutto il percorso che faceva. Chiaro. Questo è l'Orient Express. Eh sì, c'è pure scritto. Ma mi sembra di essere in un parco a tema. Che figo. Ma sono totalmente da solo in questa navicella. Sono confuso. Devo sedermi? Che figata. Ah! Oh mannaggia. Ma che carina! C'erano due pre-show e poi un cinema 4D. Fatto anche bene, eh? Tematizzazione notevole. Treni, treni. Signora che aspetta il treno. Direi che la nostra avventura nel mondo dei treni si è conclusa. Cerchiamo un posto per mangiare perché sto morendo, non ce la faccio più. Sembra bello, bello sozzoso.
ma è bello affumicato. Super approvato. Ho deciso di andare al castello e sono circa 40 minuti di pedalata. Quasi arrivati al castello, lungo questa strada. Siamo arrivati, raga, lo vedo lì in fondo. Mamma mia, ma che bello che è. Ho fatto l'ingresso al parco, 7 euro. Purtroppo, avendo davvero pochissimo tempo a disposizione, io farò in tempo giusto a fare così. Tutta quest'altra parte, vabbè, pazienza, è andata così. Questo castello è la rappresentazione di come sarebbe stata Hogwarts se anziché essere costruita a Londra fosse stata costruita in Olanda. Ma dai, pure con il ponticello così, è troppo Hogwarts. Sono contento di aver fatto la scelta di venire al castello prendendo la bici, perché questo posto e tutto il tragitto mi ha dato proprio quelle vibes che stavo cercando. Sono molto felice. E questo è il platano picchiatore. Dai. No, ma dai, è troppo Hogwarts. Sì, il platano picchiatore è un po' cucciolo, dai, il cucciolo. Bye bye, è tempo di andare. È stato proprio un bel giretto. Adesso metto il turbo e ci rivediamo una volta raggiunta Utrecht. Eccoci tornati. Visto che ero un attimino in anticipo, ne ho approfittato per fare una piccola deviazione e arrivare a vedere il mulino. Quello che però non mi aspettavo erano gli animali. Orca vacca, lì c'è una gallina, ma questa può uscire quando vuole. Poi in mezzo agli animali ci sono anche le gabbie con i bambini. Ma che è sto posto? The Promised Neverland? Ma questo ponticello... Bici consegnata, ho il treno tra 40 minuti e ho fatto tutto quello che volevo fare, tranne forse un bar. C'è un bar che volevo vedere, ma mi ero completamente dimenticato, e caso vuole è proprio sulla stessa via del negozio di bici. È tutto così perfetto. Questa è una ex chiesa, al cui interno adesso c'è un bar, un ristorante. Che stile! E siamo ufficialmente pronti per abbandonare Utrecht. Si torna a casa. Considerazioni su questa avventura? Ammetto che ieri ero un po' agitato. Come vi ho già detto, penso troppo. Avevo la testa in palla, mille opzioni, troppe possibilità. Oggi invece sono riuscito a non pensare e vivermela. Ed è stato bello. Giovedì. Non è una giornata particolarmente interessante questa. Ho finito un montaggio, adesso vado in ufficio per girare una clip in green screen e poi gestire robe burocratiche, quindi molto noiose. No. Anche tu qua per... Vita nuova? Sì, è uscita la nuova puntata. Sto andando a fare due tiri a basket con James e Vinny. Ok. Cosa vuole qua? Ce l'abbiamo, buona, bravi. Due tiri li abbiamo fatti, avete visto? Ero un po' stressato, ma effettivamente allenarsi fa bene, perché adesso mi sento molto più rilassato. Stanco, ma rilassato. Ok, mettiamo via, facciamo lo zaino, abbiamo un treno da andare a prendere. Devo andare a Imola per un lavoro che devo fare domani mattina. E questo è il bus che devo prendere. Olè. E siamo arrivati a Imola. Molto molto spaziosa questa camera. Esageratamente spaziosa. Qua abbiamo il letto, qua abbiamo un'area per fare yoga, fitness, non lo so, giocare a bowling. C'è la bzzz. 3 hours later. Siamo al nono piano. Sono qua per il Suzuki Bike Day. Dobbiamo essere all'evento domani mattina alle 7:30, quindi la sveglia sarà abbastanza presto. Ceneremo qua all'hotel e poi andremo a dormire. Mi sono mangiato dei paccheri ripieni di burrata con degli scampi sopra. Erano scampi? Forse no. Vabbè, adesso mi faccio una doccia e vado a dormire. Fine giornata. Evento fatto, e siccome abbiamo una mezz'oretta prima di lasciare la stanza, ne approfitto già per mettermi a monticchiare il video. C'è stato un salto temporale, siamo arrivati a Milano, raggiungo Leti a prendere un gelato prima di tornare a casa. Ci siamo ricongiunti con il nostro gelato preferito. Ma lei va. Due. Parti dal DJ 2024! Benvenuti! Per creare un momento romantico e anche un content, perché i content sono importanti. Solo una stupida canzone per riuscire.
Domenica, come ogni anno prima della partita Under Armour contro Radio DJ, sto andando in store da Under Armour per scegliere le scarpe con cui giocherò la partita e un outfit che userò durante quest'estate. Passiamo dal rosa all'azzurro. Vado a casa a mangiare che fra pochissimo devo tornare qua. Qua dietro c'è Parco Sempione. E questi sono i vestiti che mi sono preso. Una felpa con i pantaloncini matchati e una magliettina molto semplice, però carino perché è un po' felpato. Andiamo a vedere com'è la canotta di quest'anno. Ah, qua. Grigio scuro quest'anno. Sono tornato al numero 9, che l'ultima volta il 22 non mi ha portato proprio fortuna. 22 era il mio numero. Numero 9, come le viti nel polso. Pantaloncino cortissimo quest'anno, infatti c'è anche sotto il leggings. Stile un po' particolare. Sei pronto? Vediamo. C'è già una sfida nella sfida, Lito Johnson la passa al pubblico. Eddie, Bertoni, Kirko. Grande lotta, finisce la rinforzo. Raga, è tostissima. Il livello è alto, però ha fatto molto. Però ci metto la grinta. Diglielo come rule agli atipici. Questa è una cheat che capisce solo Mondo Marcio. And one! Occhio! Fanno il dribble out, non credo. 9, 8, 1. Ancora belli sporchi sudati, andiamo a votare, perché qua abbiamo un'altra partita da giocare, ancora più importante di quella appena finita. Fatto. Considerazioni sulla partita. Sono anche soddisfatto della mia performance, nonostante non sia stata eccelsa. Ho fatto un solo canestro perché me l'hanno lasciato fare. Il fatto è che non ho quasi mai avuto palla. Quando ce l'avevo è perché me la conquistavo, cioè saltavo proprio a rimbalzo per prendermela. Ed è lì che sono soddisfatto, perché quest'anno mi sono dedicato ad aumentare la forza fisica e l'elevazione, e io questi miglioramenti li ho sentiti nel mentre mi idrato, perché ne ho bisogno. E ne approfitto per ringraziare IRAP, che è lo sponsor di questo video, e ricordarvi che avete diritto ad un 15% di sconto con il codice JASERSPLASH. Questa è per pochi. Grazie per essere stati con me anche questa settimana, e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao.